400 bambini tra gli oltre 250 banchi, tutti al lavoro per il Calcit. È stata infatti un'edizione baciata dal sole, quella del mercatino numero 70, come sempre in zona Eden. Vedere in una giornata così, che oltretutto con il tempo che ci aiuta, vedere un serpentone di visitatori che comprano, poi questo è importante, e anche la presenza di tante scuole, perché noi ovviamente abbiamo anche stimolato, oggi per esempio ci sono come minimo 5 scuole. Nato nel 1978, ormai è diventato un rito che si ripete di generazione in generazione. Questo è proprio, penso che sia il segreto anche della longevità del Calcit, perché in un'era moderna 46 anni senza mai una flessione non è facile, e penso che proprio la chiave sia stata proprio quella lì, di coinvolgere i bambini fin dal 1978 a venire a divertirsi, perché i bambini si divertono accompagnati dai loro genitori, dai nonni, poi però quando i bambini diventano grandi capiscono in pieno il valore di questa nostra attività, che è veramente molto caratteristica di Arezzo. Raccolti oltre 57.000 euro che saranno destinati al servizio Scudo, cure domiciliari oncologiche. L'assistenza domiciliare direi che diventa sempre più essenziale. Noi ovviamente la facciamo sempre in collaborazione con la ASL, con l'ente pubblico, ma di base lo sosteniamo noi. Molto probabilmente se non ci fosse il sostegno di noi cittadini questo servizio non ci sarebbe. Perciò è uno dei nostri obiettivi di inizio anno. Noi la prima cosa che diciamo, mettiamo da parte i soldi per mantenere questo servizio, perché questo è diventato lo strumento più importante che negli ultimi anni abbiamo donato.